Andare in onda, Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano Appi. Gentili signore e signori, buonasera, benvenuti a Pianeta Oggi, eventi nel mondo. In studio Massimo Bonella, settimanale di approfondimento giornalistico, ogni martedì alle ore 19 e circa. Ci scusiamo per qualche minuto di ritardo dovuto a dei problemini tecnici improvvisi. Comunque ci siamo, io qui da Venezia, collegato via Skype con Radio Sirius TV, saluto alla regia centrale in Treviso Rosario Moreno, anzi vorrei sentirti Rosario, ciao sì, Rosario. Ciao Massimo, un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori di Pianeta Oggi eventi nel mondo. Benissimo, e quindi la mia voce è sempre questa, Massimo. Dai. Sì, anche una voce devo dire radiofonica, ti ascolto nelle rassegne stampe, nei notiziari, che hai proprio una voce molto radiofonica. Benissimo, e allora un saluto anche ad Alviano Appi dell'Associazione Culturale Sicomoro di Pordenone, con un suo ospite che ha lì in studio, collegato anche lui via Skype, un ospite molto interessante, non vi dico niente perché tra breve avrete modo di ascoltare una bella intervista che farà Alviano Appi, un ospite importante. E dunque, noi prima di iniziare, come al solito, uno sguardo ad eventuali aggiornamenti delle notizie. Allora, c'è stata nelle scorse ore una forte ondata di maltempo in nord Italia, in modo particolare nel nord ovest. A Torino un uomo è annegato, praticamente si è trovato bloccato nel sottopassaggio della ferrovia Canaversana tra Feletto e Rivarolo, siamo in provincia di Torino. L'operaio che stava tornando a casa dopo il lavoro è annegato dopo essere rimasto bloccato con la propria autovettura nel sottopassaggio. Nel momento della tragedia nella zona si stava battendo un violentissimo temporale. Il sottopassaggio si è rapidamente allagato senza dare la possibilità all'uomo di uscire dal veicolo. Prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, tre ragazzi hanno provato a salvarlo a nuoto, ma non sono riusciti a raggiungerlo in tempo. Poi i problemi ci sono stati anche su Monte Cervino per persone che sono rimaste bloccate sempre a causa di un forte temporale e crollo immediato delle temperature. Dunque poi c'è anche buttare un occhio in Thailandia per dei studenti che sono rimasti bloccati all'interno di una grotta, e lì ci sono dei problemi, vedremo di capire alla fine della trasmissione in coda cosa è successo e darvi quindi anche nuovi aggiornamenti. Sono questi ragazzi appunto bloccati, non riescono a ritornare indietro perché la galleria si è allagata, ma vedremo poi il meglio nel dettaglio. L'altra notizia quindi che volevo darvi è questa: Cassazione, qualsiasi somma di denaro riferibile alla Lega Nord deve essere sequestrata ovunque venga rinvenuta, fino a raggiungere 49 milioni frutto della truffa allo Stato per cui è stato condannato in primo grado l'ex leader Bossi. Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni che accolgono il ricorso del PM di Genova contro Salvini, contrario ai sequestri a tappeto. Finora sono stati bloccati 1,5 milioni di euro. Si può procedere al sequestro senza un nuovo provvedimento per somme trovate in momenti successivi al decreto di sequestro. Questa notizia quindi che fa riflettere. Poi l'altra, che l'ho messa diciamo in ultima perché abbiamo dedicato un'edizione speciale di Osservatorio Antimafia ieri sera alle 21.40 circa, 21.35, come ricorderete, mi riferisco ai nostri assidui ascoltatori.
perché appunto c'è stata questa situazione, questo è il caso, il caso dunque Borsellino Quater. Io ho fatto riferimento ad un importante articolo del noto giornalista, importante giornalista antimafia Saverio Lodato, che è pubblicato anche nella nostra testata pianetaoggitv.net a taglio primo. Lo abbiamo estrapolato dalla testata antimafia2000.com di Palermo, che porta il titolo "La musica è cambiata, lo Stato dietro Via D'Amelio". Se ci pensate, questo è un titolo che fa veramente pensare, ma pensare seriamente, che cosa è successo? Allora, io vi per sommi capi cerco di fare un po' una sintesi, vi vorrei dare un attimo lettura di questo articolo, perché è brevissimo, anche senza tanto sintetizzare, perché è brevissimo. Allora, l'articolo appunto firmato da Saverio Lodato è uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana, che si poteva dire di più? Parole che non potrebbero essere più chiare, parole che sono alla base della riapertura delle indagini su poliziotti ancora in servizio, sospettati di reati pesantissimi, parole che definiscono un orrendo scenario sullo sfondo della strage in cui persero la vita Paolo Borsellino e uomini e donne della sua scorta, e che si spingono oltre, indicando in quell'Arnaldo La Barbera, poliziotto che guidava la task force sulle indagini, il depistatore principe con un ruolo diretto nella sparizione dell'agenda rossa. Ricordate la foto anche, ecco. Le motivazioni della sentenza Quater su Via D'Amelio, corte d'assise presieduta da Antonio Balsamo, giudice a latere Janos Barlotti, andranno a fare il paio con quelle che presto leggeremo di Alfredo Montaldo, presidente della seconda corte d'assise di Palermo, e di Stefania Brambille, a seguito della pesante condanna inflitta agli imputati per la trattativa Stato-mafia. Cosa diranno ora i minimalisti della materia, quelli che volevano convincerci che avevamo assistito a uno stragismo straccione, frutto solo di responsabilità mafiosa? La suoneranno ancora la musichetta dei pubblici ministeri che, divorati dal protagonismo, inseguono entità superiori, tra virgolette, oltre Cosa Nostra, che invece non esistono in natura? E certi storici la diranno qualche parolina per spiegarci i comportamenti di interi pezzi deviati dello Stato? Capiranno tutti, minimalisti, storici e opinionisti del travestimento della verità, che la musica è cambiata? Che un quarto di secolo dopo, con piede lento, la magistratura sta rimettendo ordine? Si rassegneranno all'evidenza che non di solo mafia fu sanguinata l'Italia? Ne dubitiamo, ci sono sempre sembrati troppo ostinati nell'errore, quasi avessero qualche peccatuccio da farsi perdonare. Questo dunque è l'articolo firmato da Saverio Lodato, dal titolo "La musica è cambiata, lo Stato dietro Via D'Amelio". Tutti sapete cosa è successo in Via D'Amelio. Quindi a questo punto a tutti i nostri ascoltatori lascio trarre le più ovvie conclusioni. Ora subito la linea da Vieno Appi per l'ospite importante, sarà una trasmissione veramente interessante. Noi ci sentiamo al termine per aggiornamenti dalla Thailandia. Prego, Alviano Appi. Grazie Massimo, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e facciamo un cambio di musica, nel senso che questa volta l'ospite sono io e chi mi aiuterà a farlo è il caro amico Marco Grilli. Eila, sorpresa, stasera si gioca al contrario. Va bene, ecco, siamo qua, siamo pronti a godereci Adesso. dal mio format che mi Sì. prevede terzo nella mia trasmissione. Mi ha detto: ma perché per una volta non facciamo una cosa del genere anche con te? E Esatto, siccome tu esatto. tratti un argomento molto particolare questa sera, vorrei farti qualche domanda. Esatto. Mi pare di aver capito. Adesso faccio io la conduzione, tanto per non sbagliarsi, perché così. Allora, mi pare che stasera vogliamo approfondire alcuni aspetti della struttura della natura, corretto? E dove diciamo
sì, diciamo, continue scoperte degli scienziati, esatto, che chiaramente stanno mettendo in luce dei nuovi aspetti. Oggi parleremo, questo mi piace, oggi parleremo di intelligenza del mondo vegetale. Sì. Allora, a sto punto, ti posso chiedere, si possono definire intelligenti le piante? Ecco, partiamo da questo punto. In genere noi quando pensiamo ad essere intelligenti pensiamo a noi stessi, all'uomo. Un po' abbiamo esteso questo concetto anche agli animali. Certamente abbiamo capito che gli animali hanno comportamenti molto intelligenti. Adesso mentre sto parlando mi sta venendo in mente una cosa, che un programma che avevo visto girato in Giappone, dove facevano vedere delle gazze. Era sorprendente vedere la velocità con le quali le gazze, per ottenere un pezzettino di cibo da chi gli faceva fare l'esperimento, erano in grado di mettere quadrati, rettangoli, ottagoni, mezzelune, cerchi, con una velocità sorprendente nel partner nel quale avrebbero dovuto collocarlo. Erano sorprendenti, velocissime. E un'altra cosa che facevano vedere era come riuscivano a rompere le noci che con il becco non erano capaci di rompere, o le facevano cadere da grandi altezze sul cemento con qualche probabilità di riuscire a rompere. Ma quello che era veramente sorprendente è che quando non si rompevano neanche in questo modo le noci, allora le gazze le portavano nei luoghi di traffico dove c'erano i semafori e dove c'erano anche i passaggi pedonali, lasciavano cadere nei passaggi pedonali le noci, aspettavano che le auto ci passassero sopra e le rompessero con il loro peso, poi quando le auto venivano fermate dal semaforo rosso e i pedoni passavano, anche loro, camminando in mezzo ai pedoni, andavano a raccogliere le noci rotte. Un piccolo segno di intelligenza dei nostri amici animali. Ma le piante, allora, se noi possiamo dire, se noi possiamo considerare come intelligenza la capacità di percepire l'ambiente intorno a noi e di agire e reagire ai cambiamenti dell'ambiente intorno a noi in modo da avere una vita sufficientemente agevole, di trovare soluzioni che comunque valgano almeno la nostra sopravvivenza, se non il nostro benessere, vuol dire che siamo capaci di interagire con qualche cosa e in grado di dare risposte appropriate. Su questo le piante, spero di riuscire durante la trasmissione a dare veramente degli input in questo senso molto chiari, le piante sono molto molto capaci. Noi abbiamo uno studioso delle piante veramente notevole, si chiamano Stefano Mancuso, è docente della facoltà di agraria di Firenze ed è anche direttore del laboratorio di neurobiologia vegetale. E Stefano Mancuso fa notare come la biomassa del pianeta Terra è formata quasi al 97% da piante. Allora, le piante intanto si sono dimostrate capaci di colonizzare una grandissima quantità del nostro pianeta, e in modo molto più significativo di quanto non lo facciano gli uomini e gli animali. E diciamo che rispetto agli uomini e agli animali, le piante hanno una caratteristica che noi non abbiamo: sono autosufficienti, non hanno bisogno di altri esseri viventi per il proprio autosostentamento, ci pensano da sole. C'è un termine proprio tecnico che si dice che sono autotrofe.
Va bene, inoltre hanno delle caratteristiche, sono dei pionieri. No, è bellissimo, bellissimo che abbia detto autotrofe. Sì. Che proprio sta a significare che sono autosufficienti, che pensano bastano a se stesse. Bastano a se stesse. Oh, okay. Sono bastano a se stesse. Poi sono in grado, hanno un rapporto con l'energia. Noi consumiamo tantissima energia, le piante usano pochissima energia e ne producono molta di più di quanto ne consumano. Sono degli organismi che, essendo molto lenti, essendo fermi, essendo bloccati con le radici, non potendosi muovere, quindi non potendo scappare e non potendo nascondersi rispetto a dei pericoli, a delle difficoltà, di fronte a una grande difficoltà climatica, l'essere umano può emigrare. E l'animale può migrare, invece la pianta non può farlo, e quindi deve porre in essere delle strategie, deve riuscire in qualche modo a vincere l'ambiente che ha intorno, e questo lo ha imparato a fare innanzitutto con una strategia di insieme. Le piante tendono a vivere in comunità perché nella comunità sono più forti. Gli uomini da questo punto di vista dovrebbero imparare alcune cose delle piante. Stavo per dire questa cosa che suscita curiosità. Poi c'è una domanda che mi è venuta in mente da fare. Sì, sviluppo ancora un poco questo concetto, perché è chiaro che se un albero da solo innanzitutto non può creare un microclima, invece una foresta è in grado di raccogliere grandi quantità di acqua, di mantenerle, perché crea una temperatura più bassa, crea una maggiore umidità dell'aria che una singola pianta o poche piante non possono fare. Inoltre un organismo un organismo così grande come una foresta è in grado di resistere molto meglio di singole piante isolate ai cambiamenti, all'eccesso di sole, all'eccesso di freddo. Infatti in giornate molto assolate sotto in una foresta si sta molto più freschi. Anche nei climi molto freddi, io questo lo so per esperienza, quando andavo a sciare in Piancavallo di notte con degli amici, approfittavamo della luna piena, andavamo a sciare, partivamo dal piano che era freddissimo di notte, entravamo nel bosco, era immediatamente più tiepido, perché i venti anche venivano spezzati. Quindi le piante insieme si sostengono molto di più. Con questo principio che cosa fanno le piante? Aiutano l'essere più debole, perché l'essere più debole, se avesse a cadere lì, ci potrebbe crearsi, nel tempo potrebbe entrare più aria, potrebbe cedere più facilmente il terreno, potrebbe se cedono a macchia così entrare più calore e prodursi dell'aridità, per cui i più deboli vengono sempre assistiti. Quindi c'è questo concetto sociale, e in pratica gli scienziati dicono che le piante si comportano un poco come dei macroorganismi, un poco come possono essere gli alveari, un poco come possono essere i termitai, un poco come possono essere non lo so, i formicai. Ecco, queste sono delle forme di macroorganismi, no? Mi volevi fare una domanda? Sì, ma io volevo sviluppare. Allora, aspettate un attimo. Allora, visto che parliamo di vita sociale delle piante, sì, qualcosa che forse l'uomo appunto dovrebbe imparare, come comunicano le piante, ammesso che comunichino? Cioè, hanno un linguaggio? Ecco, allora, non hanno un linguaggio che è un poco quello che possiamo chiamare noi usiamo delle parole che simboleggiano qualche cosa.
però le piante sono in grado di comunicare. Il professor Massimo Maffei dell'Università di Torino ha provato che le radici delle piante sono in grado di riconoscere quelle della loro stessa specie e sono in grado di distinguere quelle di specie diverse e anche quelle della loro stessa specie ma di genere diverso. Quindi hanno, ecco, innanzitutto hanno, possiamo dire che hanno una capacità tattile che è uno dei sensi con il quale l'uomo, noi, percepiamo l'ambiente e anche reagiamo, certo, all'ambiente. Reagiamo ad un tocco delicato o ad un pugno, sono due cose tattili molto diverse. Ma anche noi ad occhi chiusi possiamo scoprire e capire qualche cosa intorno a noi semplicemente sentendolo. È provato che anche le radici emettono emettono dei segnali, dei microsegnali elettrici e delle sostanze chimiche di comunicazione con le altre piante. Incredibile. Un'altra cosa. Allora da qui nasce un'altra domanda. Poi. Sì, ma loro, cioè, meglio, loro usano un linguaggio. Dopo sono in grado di comunicare con gli odori. Un poco questo lo fa anche l'uomo. Proviamo a pensare all'importanza dei profumi che c'è nella società. Ma questa, diciamo che questa è un'architettura in più. In realtà noi abbiamo un odore nostro che è spesso dato dal sudore che noi emaniamo, che può essere piacevole per qualcuno, assolutamente fastidioso per qualcun altro, ma gli scienziati dicono che i feromoni del sudore delle persone molto spesso possono essere diciamo il veicolo con i quali anche inconsciamente le persone sono portate a scegliere il proprio partner per fare una famiglia, per avere dei figli, per promuovere la specie. E quindi l'odore che noi, l'odore che vale per l'uomo vale anche per le piante. Ho letto una volta un esempio strepitoso sulla capacità delle piante di emanare degli odori. Allora, nella savana africana le giraffe spesso si cibano delle foglie delle acacie ad ombrello. Le acacie ad ombrello che cosa fanno? Sono degli erbivori molto voraci, le giraffe sono degli animali molto grandi, e le acacie, per difendersi, nota l'intelligenza della pianta, in un tempo compatibile con la velocità che hanno le piante di trasmettere i segnali, l'uomo, se viene toccato in millisecondi, riceve un messaggio al cervello e reagisce. Le piante hanno una reazione, dopo varia anche da specie a specie, ma ci sono specie molto rapide, abbastanza rapide, alcune no, ma in genere si parla di un centimetro al minuto, passano le comunicazioni della pianta un centimetro al minuto. Per questo, per fortuna, le piante sono anche molto robuste, mentre prima di danneggiare una pianta, insomma, non è facile. Anche perché, dico una cosa in più in questo momento che mi è venuta in mente, una pianta è quasi un organismo unico. Tu la puoi tagliare quasi completamente e lei è in grado di rigenerarsi. Mentre se noi togliamo un organo ad una persona, se noi togliamo totalmente o il fegato, o i polmoni, o il cervello, o il cuore, o i reni, ad una persona, la persona è destinata a morire e è definita lì. Ecco. Bene, con la pianta, la pianta può permettersi di avere anche una certa lentezza, o meglio, ha trovato il sistema di risolvere il problema della sua lentezza nel trasmettere i segnali. Bene, le acacie ad ombrello
emettono delle sostanze chimiche amarissime, per cui alla giraffa la foglia non piace più. E quindi la giraffa si sposta, tende a spostarsi sull'albero. Le acacie emanano anche dei gas, dell'etilene, che trasportato dall'aria informa immediatamente anche le altre acacie vicine dell'attacco che sta avvenendo. Si è visto, si è capito che le giraffe spesso fanno almeno 100 metri prima di cercare di aggredire un'altra cosa, perché le piante vicine a livello olfattivo hanno, quindi hanno anche il senso dell'olfatto, e hanno capito che c'è un nemico nelle vicinanze. La cosa sorprendente è che le giraffe hanno addirittura capito questa cosa. E che cosa succede? Che in presenza di altre piante controvento, invece, non a favore di vento, vanno a mangiare subito quelle controvento, cioè una pianta vicino che non ha ricevuto il segnale, perché il segnale viene trasportato dal vento, questi segnali olfattivi. Quindi le piante hanno capacità tattili, capacità olfattive, hanno capacità gustative. I bachi e certi bruchi che vanno a mangiare le foglie emettono una saliva. In base a questa saliva le piante sono in grado di riconoscere la famiglia, il tipo di bruco che le sta assalendo, immettere dei veleni che sono in grado di disturbare quel bruco, oppure un'altra strategia: sono in grado di chiamare dei predatori, emettono delle sostanze che richiamano immediatamente. Per esempio, ci sono gli olmi e i pini che richiamano delle piccole vespe, le quali depositano sui bruchi che le stanno attaccando, depositano delle uova, e dopo le larve di queste uova si cibano esattamente del corpo dell'animale che sta aggredendo la pianta. Quindi loro chiamano in aiuto, emettendo questi segnali olfattivi, che loro riconoscono però in base al fatto che la saliva dei bruchi ha sono delle sostanze particolari. E un'altra cosa che ho trovato, dopo ci sono delle piante per esempio come le querce che si difendono da sole e mettono dei tanini estremamente velenosi, per cui veramente pochissime piante riescono, cioè pochissimi parassiti si possono avvicinare. Ci sono addirittura delle piante che sono state studiate in Russia e che emettono sono in grado di emettere quelli che noi chiamiamo degli anticorpi, che sono estremamente velenosi. Se noi prendiamo un po' di acqua con dei protozoi e si mettono dei semi e degli aghi di pino o di abete macerati, tu li metti una goccia di questi pini e di aghi di pino o di abete macerati nell'acqua con i protozoi muoiono istantaneamente. Le piante sono in grado di sterilizzare l'aria, e poi hanno delle capacità anche visive, nel senso che per attirare insetti impollinatori, no, come le api, emettono dei colori particolari oppure anche delle forme particolari. Quindi sono come, per conto, dei cartelli pubblicitari. Siamo qua, guardateci, abbiamo bisogno di proliferare, venite in cambio del miele che vi diamo, voi impollinate i nostri fiori e noi espandiamo la nostra vita. Quindi capisci
quanto intelligenti sono, questi esseri che noi vediamo solo da un punto di vista di interesse, legname per giarlo, legname per scaldarci, ecco. È altro. Senti, prima hai parlato di appunto di sistemi per comunicare, quindi fluidi chimici, segnali elettrici. Ma siamo venuti a conoscenza di queste cose, ma che tipo di esperimenti si fanno? Cioè, che tipo di strumentazioni si usano per indagare le piante o sulle piante? Cioè, come facciamo noi? Guarda, benissimo. Adesso riusciamo a capire ancora molto di più di quello che riescono a fare questi esseri. Io ho letto un articolo di un'intervista a Clive Baxter. Clive Baxter non era un botanico, ma era un esperto dell'uso del poligrafo. E già dopo poligrafo, una specie, fai conto, di macchina della verità, si è scoperto che il derma umano è in grado di raccogliere micro segnali che sono cioè delle reazioni che sono dei segnali del comportamento interiore della persona, e quindi è molto sensibile. Quindi ci sono degli elettrodi che vengono applicati sulla pelle, che vengono collegati con dei pennini, poi c'è la carta millimetrata, ci sono dei cronometri che segnano i momenti in cui ad una determinata domanda c'è una certa risposta. E si è notato come a domande che mettono in difficoltà la persona dal punto di vista di quella che può essere la sua sopravvivenza o dal punto di vista di quello che può essere una testimonianza vera invece che falsa, pericolosa oppure no, ecco, diciamo che le reazioni sono molto simili a quelle che possiamo notare nei sismografi dei terremoti, per cui quando una cosa mi mette in agitazione la pelle immediatamente registra e io posso capire che la persona rispetto a quella domanda ha qualche problematica. Così lo stesso si fa con le piante. Allora, Clive Baxter aveva messo su addirittura una scuola per polizia, per addestrare la polizia nell'uso di questa macchina. Lui era diventato, questa era un po' la sua vita, però lui dice: la mia esistenza come essere umano e come comprensione di ciò che io intorno cambia il 2 febbraio del 1996. Perché cosa Che cosa succede? Lui aveva deciso di fare degli esperimenti con una pianta, in quel caso era una dracena, e voleva così sperimentare la reazione della pianta ad un eccesso di acqua. No? E lui la stava innaffiando molto, aveva fatto partire il cronometro con questo sistema di elettrodi eccetera eccetera, e vedeva che la pianta se ne stava tranquillamente con un segnale continuo normale. Aveva anche provato a scaldare una foglia con una foglia con del tè molto caldo, ma la reazione della pianta era stata proprio minima. Al che lui dice: dopo 13 minuti e 55 secondi, questa cosa me la ricorderò sempre, la pianta ha una reazione parossistica. Perché? In quel momento io mi ero deciso, volevo la reazione della pianta e avevo pensato, ripeto questa parola, io avevo pensato, dice Clive Baxter, adesso brucio una foglia. La pianta era come se avesse letto la mia immagine mentale, era schizzata come noi in un sismografo possiamo vedere un nono grado della scala Richter. Ero andato di là, avevo preso i fiammiferi, gli avevo avvicinato la pianta continuava a rimanere al massimo della reattività finché non ho spento il cerino. Mi sono un po' allontanato e la pianta è ritornata normale.
Allora, lui dice, allora noi potremmo considerare un caso questa cosa, ma adesso vi dimostro che un caso non è. Che un caso questa cosa non è. Le piante, questa abbiamo la capacità di una pianta di intuire, di vedere un'immagine pensiero che probabilmente nel corpo elettromagnetico dell'uomo manda anche dei segnali che noi non conosciamo. Ma adesso vi parlo di altri esperimenti che voi potete trovare, leggere anche in alcuni libri, magari. Sarà interessante dare dei consigli anche dopo arriviamo anche a questo. Allora, non ho tantissimo tempo, ma lo devo usare al massimo. È stata presa una bougainville, sono stati messi questi elettrodi. La bougainville si trovava vicino a una cucina, nella cucina è stata fatta bollire dell'acqua e ad un certo punto naturalmente si stanno prendendo le reazioni all'ambiente che aveva la bougainville ed erano normali. Aveva una reazione normale. Viene buttata un'aragosta viva nell'acqua bollente e immediatamente la bougainville ha una reazione molto forte, come se stesse partecipando al dolore di un'altra creatura. Ma pensate. Viene fatta questa cosa in un bosco e questo ci dovrebbe insegnare molte cose sul comportamento umano. Vengono messi una serie di elettrodi a delle piante all'interno di un bosco per cercare di capire a determinate azioni dell'uomo la reazione di un bosco. Bene, vengono tagliate delle piante giovanissime, vengono tagliate delle piante vecchie, anziane. Che cosa fa il bosco? Viene tagliata una pianta anziana, la reazione del bosco è sensibile, la pianta reagisce, capisce che un suo elemento viene tagliato, ma quando viene tagliata una pianta giovane la reazione del bosco è parossistica, di nuovo come quando alla piantina si stava pensando di incendiare una foglia. È parossistica la reazione del pianta del bosco, un poco quello che succede agli esseri umani. Se muore una persona anziana noi siamo addolorati, ma se muore un giovane, un bambino, noi siamo affranti. Non è diversa dalla reazione umana la reazione del bosco. Vi do ancora un ultimo elemento in questa cosa per farvi un quadro. Ad una persona, sempre con il sistema degli elettrodi, viene mandata una persona a togliere una foglia. Come la persona taglia la foglia, la pianta reagisce. Poi la persona viene allontanata, la pianta ritorna normale. Bene, questa persona viene fatta passare in mezzo ad altre 20 davanti alla pianta. Allora passano alcune persone e la pianta non reagisce. Come si trova vicino di nuovo questa persona senza che questa la tocchi, come avevano fatto tutti gli altri precedentemente, la pianta reagisce, nel senso che l'ha riconosciuto. Ha riconosciuto la persona. Non solo, che cosa succede? Che tra queste 20 ce n'è un'altra alla quale la pianta reagisce e non si capisce perché. Allora, gli studiosi che stanno facendo l'esperimento interrogano, si trattava di una donna, e le dicono, ma lei che cosa fa nella vita? Io sono una botanica che in questo momento sto facendo degli esperimenti di tempi di essiccazione in forno delle piante. La pianta aveva percepito in questa persona un pericolo che era come se lei avesse segnato addosso, lasciate da altre piante avvisavano, occhio, questa è una persona pericolosa, e si portava un marchio addosso per il mondo vegetale. Guardate l'incredibile capacità, la sensibilità degli esseri vegetali. Vi voglio adesso mi viene una sorta di entusiasmo che il tempo che abbiamo non ci concede, però vi voglio dire due cose. Una, noi utilizziamo, Marco, a proposito di che cosa utilizziamo, noi utilizziamo i microscopi, ma i microscopi ingrandiscono
alcune migliaia di volte. Il grande scienziato indiano Chandra Bose aveva creato già nella prima metà del Novecento il crashografo. Questo viene riportato nell'autobiografia di uno yogi, un grandissimo scienziato. Il crashografo era in grado di ingrandire un qualche cosa di 10 milioni di volte. E questo ingrandimento permetteva quasi di cogliere le interazioni tra il mondo minerale che noi percepiamo come insensibile e il mondo vegetale. E si capivano quasi che ci fosse della vita nel mondo anche minerale. E Chandra Bose lo dimostra con l'uso del crashografo. Nel crashografo si può prendere si può usare il cloroformio per gli esseri umani, ma si può usare anche per le piante. Le piante si addormentano col cloroformio, e un uso adeguato del cloroformio è in grado di addormentare anche grandi piante che possono essere tolte, trasportate, rimesse a vivere in un altro posto, altrimenti lì sarebbero morte. Bene, nell'altro posto possono crescere proprio perché sono state anestetizzate. Questo succede, gli esperimenti sono stati fatti anche con lo stagno. Lo stagno riduce il proprio livello vibratorio messo a contatto con il cloroformio, ed è stato dimostrato che dopo un lungo lavoro anche l'acciaio si stanca, mentre dopo essersi riposato lavora più alacremente. Allora noi siamo immersi in uno stadio di coscienza dove tutto viene percepito. Io vorrei comunicare questa cosa a chi ci ascolta. C'è una coscienza forse anche nello spazio intersiderale. Tutto è vivo, tutto trasporta qualche cosa, e come ho dimostrato, l'ambiente vegetale è estremamente intelligente. Io vi invito a leggere Dialoghi con la natura di Michael Rhodes. Ecco, crescendo. Qua si entra una delle domande, diciamo, per chi volesse approfondire. Sì, guardate, intanto potete andare senz'altro in internet e guardarvi alcune interviste che sono state fatte a Stefano Mancuso, veramente molto interessante, questo scienziato italiano. Ma poi, come dicevo, compratevi Dialoghi con la natura di Michael Rhodes o Crescendo me stessa di Judith Handelsman. E io vorrei, guarda, finire con un libro da cui ho tratto degli spunti su quello che ho detto ora. Anche questi libri che ho citato prima è Peter Wallenben. Peter Wallenben scrive La vita segreta degli alberi. Io vi voglio salutare con due parole che dice quest'uomo: il suo inizio e dopo la sua fine, rispetto al cambiamento che gli esseri vegetali hanno prodotto nella sua vita. E lui dice: quando ho cominciato la mia carriera professionale di guardia forestale, le mie conoscenze sulla vita segreta degli alberi erano grosso modo pari a quelle di un macellaio sulle emozioni degli animali. Ma la moderna silvicoltura produce legname, cioè abbatte alberi e poi ne ripianta di nuovi. Leggendo le riviste specializzate ci si fa rapidamente l'idea che il bene del bosco sia di interesse solo nella misura in cui è necessario per una gestione economica ottimale. Questo è come inizia la sua avventura. Lui è un forestale in Germania. Poi dice: dopo ventennali esperienze, chissà che gli alberi provano dolore e hanno una memoria, e che i genitori alberi vivono insieme ai loro figli, non riesce più ad abbatterli tanto facilmente e ad imperversare fra l'uno e l'altro con pesanti mezzi meccanici. Già da due decenni questi ultimi sono stati banditi dal mio distretto,
E quando capita di dover tagliare singoli tronchi, il lavoro viene svolto delicatamente dai boscaioli con i loro cavalli e non con potenti trattori che tutto maciullano. Un bosco sano, magari addirittura felice, è nettamente più produttivo e questo comporta nello stesso tempo maggiori introiti. Allora, tutto in questo piano, in questa dimensione di materia, è destinato ad avere una nascita e ad avere una morte, questo vale per tutti, e quindi penso che noi non è che dobbiamo rinunciare a mangiare un animale o a mangiare dell'insalata o un cetriolo. Sì, perché quello... stavo per chiederti, dopo tutto questo, no, tutto questo no, eloquio, no, no. Cosa possiamo fare, no, noi uomini? Quello che possiamo fare è stare nella vita in mezzo, prima che avvenga questa fase in cui io lascio per una qualche ragione questo corpo, ma come vivo? Ma come vive un animale messo dentro le stie, un pollo dentro le stie, o i maiali ammassati, i conigli, i bovini ammassati in modo indecente, oppure cresciuti liberi, liberi di brucare, liberi di respirare l'aria e ad un certo momento macellati. Questo vale anche per le piante che vengono lasciate crescere per il tempo, la modalità che è nella loro natura e dopo vengono anche sfruttate, ma nelle giuste modalità, non con quei processi di distruzione di cui noi siamo veramente responsabili. Ti voglio ringraziare perché mi hai dato un punto di vista veramente diverso dal solito, anche sul come vedere in un certo senso traslata il concetto della catena alimentare. È un po' la stessa cosa, sono veramente... Beh, speriamo di aver fatto, di aver messo qualche seme nella mente di chi ci ha ascoltato. Per stare argomento, speri di aver messo qualche seme nella mente. Esatto, bravissimo. Allora, grazie Marco di essere stato qua con me. Grazie a te. Ringraziamo tutti i nostri ascoltatori. La linea Massimo Bonella. Sì, grazie Albiano Appi, siamo in ritardo, 19.54, degli aggiornamenti importanti, altresì importanti i discorsi, le tematiche, gli argomenti che avete affrontato, soprattutto quando facevate riferimento agli animali, sì, in effetti anche lì sono animali intelligenti, attenzione. A volte io dico l'uomo dovrebbe vergognarsi di quello che sta facendo, sta dimostrando un fallimento nel pianeta, ma su questo possiamo ritornarci con calma. Allora, subito gli aggiornamenti della Thailandia. Allora, i 12 ragazzi e il loro allenatore intrappolati nel fondo di una grotta in Thailandia hanno ricevuto un primo vero pasto e sono assistiti da 7 ufficiali delle forze speciali thailandesi, tra cui un medico e un infermiere. Si lavora per tirarli fuori il più presto possibile. Non sarà subito, ma 4 mesi è ridicolo, dice il governatore della provincia settentrionale di Chiang Rai, smentendo le notizie circolate. I 12 ragazzi fra 11 e 16 anni e l'allenatore sono fisicamente debilitati e molti non sanno nuotare, quindi una notizia, come diciamo noi, in corso, da terremo d'occhio vi aggiorneremo nel corso dei prossimi giorni, quindi questo per quanto riguarda la Thailandia. Ed ora un flash appena arrivato da Serenissima Meteo, apprendiamo che poco fa in provincia di Trento, precisamente a Moena, sono caduti 134 mm di acque grandine in poco tempo con forti raffiche di vento. C'è anche un mini video, possiamo chiamarlo qui un mini filmato, dove si vede praticamente una coda di macchine e la strada completamente imbiancata, quindi fortissima ondata di maltempo a Moena in provincia di Trento. 19.56 è tutto, Pianeta Oggi 20 nel mondo termina qui. Da Massimo Bonella, grazie per la vostra cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Avete ascoltato Pianeta Oggi 20 nel mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Aviano Appi.
Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.